Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 108, 17 febbraio 1902. Questa mattina, dopo aver molto aspettato, finalmente ho trovato il mio dolcissimo Gesù e, querelandomi con lui, gli ho detto: «Diletto mio bene, come mi fate tanto aspettare? Forse non sapete che senza di voi non posso vivere e l'anima mia prova un continuo morire». E lui: «Diletta mia, ogni qualvolta tu cerchi me, ti disponi a morire, perché in realtà che cosa è la morte, se non l'unione stabile, permanente con me? Tale fu la mia vita, un continuo morire per amore tuo. E questa continua morte fa la preparazione al grande sacrificio di morire sulla croce per te». E questa continua morte fu la preparazione al grande sacrificio di morire sulla croce per te. Sappi che chi vive nella mia umanità e delle opere della mia umanità si pasce, forma di sé un grande albero pieno di fiori e frutti abbondanti, e questi formano il nutrimento di Dio e dell'anima. Chi fuori della mia umanità vive, le sue opere sono odiose a Dio ed infruttuose per se stesse. Dopo ciò il Signore ha versato abbondantemente in me miste ed amarezze e dolcezze. E poi abbiamo girato un poco in mezzo alle genti ed io non sapevo distaccare i miei sguardi dal volto del mio amato Gesù.
E lui, vedendo ciò, mi ha detto: Figlia mia, chi si lascia adescare dalle opere del Creatore, lascia sospese le opere delle creature. Lui è scomparso ed io mi sono ritrovata in me stessa. Capitolo 109, 19 febbraio 1902. Trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù si faceva vedere nel mio interno che dormiva, spandendo tanti raggi da sé di luce indorati. Contenta di vederlo, ma scontenta insieme per non poter sentire la dolcezza e suavità della sua voce creatrice. Onde, dopo molto aspettare, è ritornato a farsi vedere. Vedendo il mio scontento, mi ha detto: Figlia mia, nel ministero pubblico è necessario l'uso della voce per farmi intendere, ma nel ministero privato la sola mia presenza basta per tutto, perché vedermi e capire l'armonia delle mie virtù per copiarle in se stessa è tutto lo stesso. Quindi l'attenzione dell'anima deve essere nel vedermi e di uniformarsi in tutto alle operazioni interne del verbo. Perché quando io tiro l'anima a me, si può dire, almeno per quel tempo in cui la tengo la mia presenza, che fa vita divina. Essendo la mia luce come pennello per dipingere, le mie virtù vi somministrano i vari colori, e l'anima è come tela che riceve in sé il ritratto dell'immagine divina. Succede come a quei ponti alti, che quanto più alto, altrettanto precipita nel basso una pioggia di rotta. Così l'anima, innanzi alla mia presenza, si mette nello stato che le conviene, cioè nel basso, nel nulla, tanto da sentirsi distruggere, e la divinità a torrenti vi piove la grazia e giunge a sommergerla in se stesso. Perciò deve essere contenta di tutto. Se parlo, è contenta se non parlo. Mentre ciò diceva, mi sono sentita come sommergere in Dio e dopo mi sono trovata in me stessa. Capitolo 110, 21 febbraio 1902. Trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù si faceva vedere nel mio interno, quasi in atto di riposarsi. Ma mentre pareva che riposava, come se avesse ricevuto un'offesa che non poteva sopportare, come destandosi mi ha detto: Figlia mia, abbi pazienza, fammi versare in te questa amarezza che non mi dà riposo. Ed in così dire ha versato in me ciò che l'amareggiava ed ha preso il suo aspetto dolce in modo da poter riposare. Poi continuava a stare nel mio interno, spandendo tanti raggi di luce in modo da formare una rete di luce da prendere tutti gli uomini dentro di quella rete. Solo chi riceverà di più, chi meno di quella luce. Ora, mentre ciò vedevo, nostro Signore mi ha detto: Diletta mia, quando faccio silenzio, è segno che voglio riposo, cioè che tu riposi in me ed io in te. Quando parlo è segno che voglio vita attiva, cioè che mi aiuti nell'opera della salvezza delle anime, perché essendo mia immagine, ciò che a loro si fa lo ritengo fatto a me stesso. In dire ciò vedevo parecchi sacerdoti e Gesù come lamentandosi con loro ha soggiunto: Il mio dire fu semplice, tanto da farlo comprendere ai dotti e ai più ignoranti, come si nota con chiarezza nel Santo Vangelo. E i predicatori di questi tempi, tanti giri e raggiri vi mescolano, che i popoli restano digiuni e annoiati. Si vede che non attingono dalla fonte della mia sorgente. Bene, iniziamo la meditazione su questi tre capitoletti che come sempre ci danno delle ottime indicazioni per la vita interiore. Il primo parla di sorella morte e il nostro rapporto con la morte, con il pensiero della morte, è in linea generale già una spia, un indice di verità
e di autenticità della nostra vita cristiana. Ancora di più è una spia e un indice di autenticità della vita interiore e del nostro amore a Gesù e a Maria. Ancora di più è una spia e un indice di quanto e come la nostra vita sia radicata nella divina volontà. Il desiderio di morire per andare incontro al Signore è un desiderio santo. E Gesù è certamente contento quando è esternato e quando diventa anche oggetto di gemito, di preghiera davanti a Lui per noi. Purché questo sia espressione certamente di amore verso di Lui, di desiderio di stare con Lui o con Lei, non certamente segno di disprezzo della vita, perché c'è chi vuole morire anche perché è stanco di vivere, e nemmeno, diciamo così, atto di fuga dalla vita. Quindi quell'atto infantile di chi non vuole affrontare i problemi, non vuole abbracciare le croci e preferirebbe stare bene, ecco. Questo mito dello stare bene, che non si trova se non nella divina volontà, non, ecco. E purché sia temperato, come tante volte ho avuto modo di dire, forse anche durante questo ciclo di meditazioni, dall'offerta della nostra vita al Signore, cioè dal desiderio di vivere quanto Lui vorrà, come Lui vorrà, per glorificare al massimo possibile la divina volontà e per compiere quanto più bene possiamo fino a quando siamo in questa tenda della vita terrena. Ecco. Sapendo che chi vive d'opera nella divina volontà è sempre con Gesù, anche e con Maria, anche quando non può intrattenersi con loro, ecco, in preghiera o in orazione profonda senza altri pensieri. Ma la vita nella divina volontà è la vita di Gesù e di Maria, ed è quel filo di corrente elettrica, dice Gesù in tante circostanze, che ci mantiene sempre uniti e collegati. E poi Gesù spiega che ogni volta che noi abbiamo un'aspirazione, un desiderio di unione con Gesù e con Maria, in realtà ci disponiamo a morire. Perché, come spiega bene San Paolo, finché siamo in questa tenda del nostro corpo, noi siamo in esilio, lontani dal Signore. E quindi è chiaro che se io desidero perdermi e sperdermi in Gesù e in Maria, questo non avverrà in nessun altro momento se non dopo la morte. Quindi il santo desiderio della morte è anche un termometro di quanto siamo santamente distaccati da tutto e uniti solo a loro. E ripeto con tutte quante queste precisazioni, ecco perché, come sempre, nelle cose spirituali è molto labile il confine tra la rettitudine e il difetto, molto labile. Per cui non basta che si faccia una cosa, bisogna vedere come si fa. Perché si fa, per chi si fa, come tante volte abbiamo visto e meditato. Bella questa frase, questo aforisma, questa sentenza di Gesù con cui chiude questo paragrafetto, no? Figlia mia, chi si lascia adescare dalle opere del Creatore, lascia sospese le opere delle creature, no? Sarebbe da farci lunga meditazione. La vita nella divina volontà è una contemplazione continua, è un'unione continua con le opere del Creatore. E tutte le cose, tutte, ma anche tutte le creature della razza umana, tutte, ma anche una creatura eccellente come la Madonna, per esempio, vengono sempre viste attraverso questi occhiali bifocali, quindi che dovunque mi giro mi consentono di vedere bene, della divina volontà.
anche il bene che noi riceviamo dalle creature, che bisogna riconoscerlo, d'accordo? Non deve mai portarci ad attaccare alla creatura in quanto creatura, anche se nei confronti delle creature è doverosa la gratitudine anche verso di loro come strumenti, no? Ma anche qui il confine è sempre sottilissimo. Io devo ricevere quel bene da parte della creatura come una carezza e come un ti amo di Dio. E per cui certamente se dico grazie alla creatura per quello che ha fatto per me, 100 miliardi di più dico grazie a Dio per ciò che attraverso quella creatura ha fatto a me. Il distacco profondo dalle creature è un punto fondamentale della vita nella divina volontà. Io più tempo passa e più lo comprendo chiarissimamente, così come il contrario, l'attacco alle creature è l'ostacolo più grande per vivere in questa dimensione. Il motivo è molto semplice, cioè vivere fusi con la divina volontà è ancora andare oltre allo stato di, come dire, di unione ordinaria o soprannaturale con Dio, no? E se uno legge gli scritti di San Giovanni della Croce, grande maestro di spirito su questo, dice che non c'è niente che ostacola tanto l'unione con Dio quanto l'attaccamento alle creature. L'attaccamento è micidiale, è letale. Possono anche essere le creature più sante di questa terra. C'è solo un attaccamento verso una creatura, che dobbiamo definirla creatura perché è creatura, ma è tutta piena di Dio, d'accordo? Quindi è molto difficile discernere i tratti creaturali da quelli soprannaturali, che è la Madonna, come spiega anche San Luigi Maria Monforte. Tutto il resto, compresi i più grandi santi che siano mai esistiti, no? Pensiamo anche a quanta gente ha forme di devozione disordinata, no? Nei confronti dei tanti santi, dopodomani è Sant'Antonio, ma c'è anche i grandi santi popolari, no? Padre Pio, pensiamo anche nei paesi, no? Per carità, io sono il primo a guidare le processioni che si fanno anche nel mio paese, no? Questo non significa né disprezzare la religiosità popolare, anzi, come anche Papa Francesco ci ha raccomandato nell'Evangelii Gaudi, insomma, va valorizzata e va, come dire, presa come un'ottima occasione di evangelizzazione, di catechesi, no? Quindi quegli atteggiamenti di chi disprezza queste cose sono sempre da bandire, no? Però si vede, cioè, uno esce per la processione del santo, per dire, non mette mai piede in chiesa. Io spero sempre che dall'alto, insomma, apprezzino che almeno è andata la processione del santo, però è evidente che una devozione di questo genere è una devozione disordinata, no? O chi sa tutti quanti i santini di Padre Pio è lo stesso, non ha un minimo, non prega mai, insomma, Padre Pio era un uomo fatto preghiera, insomma, no? Quindi che devozione è quella a Padre Pio se... Quindi queste sono cose molto delicate, perché l'umana volontà è talmente furba che si reinserisce, rientra anche nelle cose più sante, le macchia, le sporche e le vanifica. Attaccarsi disordinatamente anche ad una santa persona arreca male all'anima, non dà nessun bene. Offende Gesù e offende anche la persona oggetto di tale attaccamento, specialmente se è santa, perché proprio perché è santa rifugge da cose di questo genere e neanche infastidita, perché la carità soprannaturale è la vita dei cristiani, i modi, l'affabilità, la dolcezza, l'accoglienza, la prossimità, la vicinanza, per carità. In questo dobbiamo, ma è altra cosa. Gli attaccamenti umani che tendono lacci, tendono catene, tendono a creare legami pesanti e invisi a Dio. E già è tanto quando la luce dello Spirito Santo a chi soffre di queste cose riesce a penetrare per fargliele vedere. Già questo è. Perché molti soffrono di questa cosa, ma quasi nessuno la riconosce, l'ammette e prende provvedimenti poi. Però chi si lascia adescare dalle opere del Creatore, lascia sospese le opere delle creature, non gliene importa niente delle opere
delle creature, nel senso che anche quelle le vede sempre attraverso la lente della divina volontà. Ecco, poi c'è questo bellissimo scambio, ecco. Luisa che vede Gesù ma non ne sente la parola, no? Qui. Magari uno che legge queste cose dice, ma figlia mia, accontentate, no? Cioè, l'hai visto Gesù? Ecco, una volta che lo vedi, magari lo vedessi pure io, potremmo pensare, no? Non ci deve stupire questo, perché anche l'umanità santissima di Gesù, in cui dobbiamo fare vita, perché chi vive nella sua umanità forma in sé un grande albero pieno di fiori e frutti abbondanti, questa è un'altra caratteristica, proprio il marchio dell'autenticità degli iscritti sulla Divina Volontà, che tutto passa per le santissime umanità di Gesù e di Maria, come sempre in tutta la tradizione spirituale cattolica è stato evidenziato. Guai a chi parla di spiritualità, come dire, misticheggianti o spiritualeggianti, spiritualisteggianti, non so come dire, che esulino o bypassino le santissime umanità di Gesù e di Maria. Tutta roba falsa, tutto falso, a priori. Ecco, però Gesù dice una cosa che dobbiamo applicarla anche per noi nella nostra vita comune e ordinaria, no? Dice, nel ministero pubblico è necessario l'uso della voce, per farmi intendere, e qui poi vedremo la parentesi che fa Gesù alla fine dell'altro paragrafetto sulla predicazione dei sacerdoti. La predicazione dei sacerdoti deve essere semplice, deve essere comprensibile anche dal primo degli ignoranti che ti sta ascoltando. Tu puoi averci anche 50 lauree, ma se quando predichi il Vangelo, quando parli di dottrina cattolica, non ti capiscono le persone, ti metti a fare i discorsi da cattedratico, astrusi, o Gesù si gira dall'altra parte. Anche sotto questo punto di vista, a mio avviso, ecco, l'esempio di Papa Francesco è un esempio significativo. La semplicità assolutamente estrema, a volte qualcuno dice addirittura quasi banale, con cui si esprime, no? Ma certamente quando un Papa fa un'omelia in una messa feriale è diverso di quando scrive un documento. Quando fa un'omelia in una messa feriale pubblica, lui deve essere comprensibile, anche se ci fosse un poveraccio lì a sentirsi la messa del Papa. C'ha ragione. Quindi, nel ministero pubblico è necessario l'uso della voce, per farlo intendere. È molto importante la predicazione e l'ascolto della voce pubblica di Gesù, perché la fede, dice San Paolo, nasce dall'ascolto, e gli uomini non devono restare, come dice Gesù, digiuni di divina parola ed annoiati, cioè il Papa stesso, ma anche in diverse diocesi, stanno cercando un attimo di prendere un pochino in mano il discorso dell'omiletica, delle omelie della domenica, perché i preti devono fare delle omelie cioè, che spieghino semplicemente la parola di Dio, cioè non è che deve fare chissà che cosa, ma che siano istruttive per il popolo, e lo devono fare. E i fedeli hanno il diritto di poter ascoltare queste cose, il sacrosanto diritto. Ecco, va bene, chiusa la parentesi. Comunque qui Gesù dice che nel ministero privato però solo la mia presenza basta per tutti, perché vedermi e copiare l'armonia delle mie virtù per copiarla in se stessa è tutto lo stesso. Allora, noi non vediamo Gesù con gli occhi del corpo, no? Certamente è un'esperienza assolutamente, come dire, santificante poterlo fare, però noi abbiamo il dono dell'adorazione e della contemplazione. Noi Gesù possiamo vederlo, e come? Quando stiamo davanti al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, è Lui, e attraverso quella particolare forma di preghiera che è più elevata di quella che stiamo facendo adesso, che è la meditazione, cioè la contemplazione viene proprio dall'etimo del fissare lo sguardo. Questo significa contemplare, senza ragionare, quindi guardare, come se uno stesse vedendo un film. A volte soltanto già guardare l'ostia, ecco, e vedere semplicemente lo stato in cui Gesù si trova in quell'ostia, la sua umiltà, semplicemente nell'essere così, con il suo silenzio,
il suo operare grandi prodigi in maniera silenziosa e senza che nessuno nemmeno se lo immagina. Chi lo pensa tutto quello che combina Gesù? Combina in senso buono, cioè, combina di santo, insomma, dentro il tabernacolo e dentro il Santissimo Sacramento dell'altare. Lui le fa queste cose, noi sappiamo anche dagli scritti, le fa grosse quando sta lì, ma non lo sa nessuno. Quindi si pensi soltanto alla lezione di umiltà, di silenzio e di nascondimento che si prende solo stando a guardare, a fissare per un istante l'ostia consacrata. Dice: l'attenzione dell'anima deve essere nel vedermi e uniformarsi in tutto alle operazioni interne del Verbo. Ecco perché è così. Io, a mio avviso, l'adorazione eucaristica, e su questo, insomma, ricordiamo la testimonianza anche del Papa Emerito di Benedetto XVI, che tanto ha sottolineato nella Chiesa questa importanza. Ogni Papa ha la sua bellezza. Ma lì si gioca proprio il cuore della nostra esistenza, anche perché davanti a Gesù Eucaristia, a mio avviso, che si gioca larga parte della nostra vita nella Divina Volontà, proprio nei colloqui intimi e profondi che si hanno a cuore tra l'anima e Gesù, che solo Lui conosce, che solo Lui deve conoscere. Io dico che davanti a Gesù Eucaristia vengono i più grandi miracoli, i più grandi portenti, i più grandi prodigi, le più grandi svolte della vita interiore, perché lì siamo io e lui, non c'è nessun altro, d'accordo? E la vita nella Divina Volontà è proprio mettersi davanti a lui e interloquire con lui, interfacciarsi con lui, amare lui, fondere il proprio cuore con lui, ricevere l'amore che ci dà, prendere le nostre decisioni, fare i nostri propositi, esprimere i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre offerte, tutto succede, di tutto succede lì. Per chi impara a viverlo, no? E attenzione, Gesù dice: quando tiro l'anima a me, si può dire, almeno per quel tempo che la tengo alla mia presenza, che fa vita divina. Quindi vuol dire che alla presenza di Gesù si fa vita divina. Dice: ah, ma io non l'ho visto, lui se l'ha visto, io non l'ho visto. No, tu l'hai visto, e come? Tu lo puoi vedere quando vuoi. Basta che entri in una chiesa e ti metti davanti al tabernacolo. In tante chiese, grazie a Dio, ci sono momenti, insomma, anche di esposizione, di adorazione. E se uno avesse questo desiderio, non fosse tanto, vada dal parroco a umilmente chiedere che possa essere messa in atto questa possibilità. E perché si fa vita divina? E questo chi impara a pregare davanti a Gesù Eucaristia lo vive, lo ha vissuto. L'anima dinanzi alla mia presenza si mette nello stato che le conviene, cioè dove? Cioè nel basso, nel nulla. Nel nulla. C'è una cosa stupenda che si scopre nel Divin Volere, è proprio il nostro essere il nulla. La vita mariana al 100% è riconoscersi come il nulla. Ha guardato l'umiltà, il niente della sua serva. Ed ecco perché tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ma scusate, ma la Madonna per caso manca all'umiltà? Cioè, la sta dicendo grossa: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ma lei lo può dire tranquillamente, perché non chiamano beato me che sono il nulla, ma chiamano beata la divina volontà operante in me. E quello cioè, chiamano la divina volontà come la fonte dell'unica felicità, perché essere beata vuol dire essere felice. È certo che lo può dire. Senza nessun tipo di, come dire, di arroganza o di superbia o di vanagloria. Nel nulla, tanto da sentirsi distruggere. Sapete che dinanzi a Gesù Eucaristia si prova quel particolare stato interiore che si chiama lo struggimento, da cui deriva il distruggere, no? Cioè, l'anima si sente un nulla davanti a Dio, ma riempito di questo tutto, e da un lato è piena di stupore, insomma, dice, ma, ripete con Santa Elisabetta, dice: ma che debbo che il mio Signore venga a me? Ma che sta succedendo? Che il tutto si abbassa sul nulla. E al tempo stesso, come dire, arde di struggimento, perché sente la profondità di questo amore che si accende, perché c'è questo abisso che chiama l'abisso, l'abisso del tutto che chiama l'abisso del nulla, verso cui ci si sente irresistibilmente attratti. Come
con tutto ciò che poi, insomma, chi ha vissuto queste cose capisce, con tutto ciò che questo poi genera a livello, insomma, di conseguenze immediate, interiori, esteriori e poi vitali, insomma, nella vita interiore di un'anima, no? La divinità a torrenti fa piovere la grazia e giunge a sommergerla in se stesso. Cioè ci mettiamo sotto una cascata, sotto una pioggia d'oro che ci, come dire, spiritual, ci trasforma, ci divinizza. Ecco quanto è importante stare alla presenza di Gesù Eucaristia. Ecco. Infine, una piccola parola su questo fenomeno particolare che Luisa viveva, e anche questo in forma straordinaria, quando Gesù gli diceva di versare le amarezze, no? Gesù sentiva delle amarezze forti e gliele versava proprio materialmente, cioè Luisa spiega che le versava un liquido dalla sua bocca alla bocca di Luisa, quindi togliendoselo da sé per darlo a lei. Ora, noi siamo nel mese del Sacro Cuore, no? Cosa ha detto Gesù? Che gli uomini sono ingrati, indifferenti, che lo disprezzano, che sono sacrileghi. E disse a Santa Margherita Maria: almeno tu amami per me e per tutti. Consolare il cuore, cioè, quando un'anima comincia ad amare Gesù, ha a cuore i suoi interessi. E quindi è capace di dire: Gesù, c'è qualcosa che non va, fai soffrire me, purché stai meglio tu. Qui dobbiamo chiederci nella meditazione: a me non è mai venuto da dire una cosa di questo genere. Dalle a me le sofferenze tue. Mi privo io delle grazie, non fa niente. Basta che tu sia contento e sollevato. Immaginate una persona che fa questo senza aver avuto tra l'altro tutte queste grazie straordinarie che ci ha avuto Luisa, solo con una, dicendo una cosa, offrendo, facendo un'offerta di questo genere, quanto santo diventa. Che grande santità che attira in se stessa. Perché l'amore vero pensa all'amato, non pensa a se stesso. Cura i suoi interessi, gli interessi dell'amato, non i propri personali. È felice se lui è felice, non se lui mi rende felice. È chiaro che poi in questo gioco d'amore, come successe per la Madonna e per Gesù, e per Gesù, la Santissima Trinità, per chiunque, faceva una gara a chi faceva più contento l'altro. Perché questo è l'amore. Non è pretendere di essere felice e che l'altro mi faccia felice, ma è perdermi in tutto per fare felice lui e accogliere quella volontà di risposta d'amore, che è capite, un rimandarsi reciproco. Ti amo infinitamente. E tu mi riami infinitamente, liberamente, senza che io me l'aspetti e senza che lo pretenda, ma perché ricambi spontaneamente questo ricambio d'amore, e così si cresce, si cresce, si cresce, si cresce in continuazione. Questa è la vita che si vive nella Divina Volontà, nel nostro rapporto personale con Gesù e con Maria. Ti chiediamo al termine di questa meditazione, o Santa Vergine Divina Maria, soprattutto di aiutarci sempre più e sempre meglio in due operazioni tanto importanti come abbiamo visto: il distacco dalle creature e la generosità nell'offrirsi a soffrire sinceramente tutto quello che tu e Gesù volete per essere sollevati dei vostri dolori.
A Fatima tu hai detto cose non molto dissimili, anzi, riprendendole, di quelle dette dal Sacro Cuore, no? Le spine commesse dai peccati degli uomini senza nessuno che faccia un atto di riparazione per poterle togliere. I tuoi devoti fanno a gara nel cercare di togliere le spine dal tuo cuore. E se volentieri le prendono per sé. Ecco, avendo come unica consolazione che siano tolte dal tuo cuore e che tu possa soffrire un pochino di meno. I figli della Divina Volontà dovrebbero sempre ricordare che quello che hanno fatto Gesù e Maria è già abbastanza, anche troppo. E è ora, insomma, che, dato che la Divina Volontà è vita divina, che continuano a soffrire e offrire un pochino, ma in noi, senza che abbiate più a soffrire dopo il molto che già avete sofferto nella vostra vita terrena. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti e ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.